Santoso del Comitato per il No Referendum Costituzionale di Milano. Grazie per l'invito. Il Comitato per il No che io rappresentavo, vorrei cercare però di affrontare, diciamo, questa discussione su una scadenza così importante qual è quella del referendum costituzionale, partendo un po' da una definizione, chi si occupa di questioni di diritto pubblico, di cosa sono le costituzioni innanzitutto. Le costituzioni sono dei patti prepolitici che nella storia dell'umanità si individuano, sono le norme che si danno ai popoli quando sono sobri per quando saranno ubriachi, così dice per esempio Gustavo Zagrebelsky nella sua recente uscita. Sono, cioè, quei patti prepolitici che dovrebbero essere condivisi, non dovrebbero portare delle frammentazioni, proprio perché sono le regole che determinano non solo le architetture istituzionali, ma i principi all'interno dei quali quei popoli che hanno resistito al nazismo e al fascismo si sono dati nella storia, sono, diciamo, quegli scritti, quegli ordinamenti principali che vengono dati dai popoli dopo eventi storici importanti, epocali. Non solo la Costituzione italiana, che venne fatta come molte altre costituzioni subito dopo la sconfitta del nazifascismo, ma anche altre costituzioni, pensiamo a quella degli Stati Uniti d'America della fine del Settecento, in altri paesi la Costituzione spagnola dopo la sconfitta del franchismo negli anni 70, avvengono sempre dopo grandi eventi epocali, storici, vengono realizzati in un contesto che sostanzialmente mette insieme anche culture politiche diverse che trovano un alto livello di mediazione. La nostra Costituzione venne di fatto, entrò in vigore nel 1° gennaio del 1948, ma fu il prodotto di un passaggio storico importante, cioè l'elezione di un'assemblea costituente eletta con metodo proporzionale, all'interno del quale vi erano le culture politiche che in comune avevano l'esperienza della lotta antifascista, la cultura liberale, la cultura azionista, la cultura social comunista, la cultura del cattolicesimo democratico, che nella misura peraltro incaricava il 2 giugno sulla monarchia, ripeto, avvenuta, e l'elezione di un'assemblea costituente eletta con metodo proporzionale, incaricavano una commissione speciale di 75 persone che discussero per circa un anno, trovando anche un alto livello di mediazione, quella che era la proposta dei 139 articoli della nostra Carta Costituzionale. Questo lo dico perché è evidente che come sia importante il fatto di come le Costituzioni raccolgono, ed è per questo che viene coniato e pensato l'articolo 138, che prevede la possibilità di aggiornare e modificare la Costituzione, ma lo prevede soprattutto in prima battuta con una maggioranza qualificata, proprio perché, ad esempio, la nostra Costituzione, come voi ricordate, venne approvata con più dell'89% dei rappresentanti dell'Assemblea Costituente. Il voto fu dell'89%. Nell'iter dell'approvazione di questa procedura di revisione costituzionale noi abbiamo avuto, voi ricordate, alcuni metodi, se ne è occupata non una commissione, che la Commissione Affari Costituzionali addirittura ha avuto al suo interno delle sostituzioni d'ufficio dei membri, per esempio penso a Corradino Mineo, che rappresentava all'interno della Commissione Affari Costituzionali il Partito Democratico, che è stato sostituito d'ufficio perché dissenziente rispetto ad alcune proposte del suo partito, anche in violazione dell'articolo 67, laddove si dice nella nostra Carta Costituzionale lascia evidentemente l'esercizio della funzione parlamentare senza essere rinnovato. E così anche dal punto di vista regolamentare tutti gli emendamenti proposti dalle opposizioni, sottolineo questo aspetto perché le modifiche di 47 articoli non possono non vedere anche il contributo, proprio perché stiamo parlando di 47 articoli della Carta. Bene, in quel caso, diciamo, quel tipo di emendamenti vennero sostanzialmente bypassati con il cosiddetto metodo del canguro, cioè il metodo proposto dal Presidente della Camera e del Senato, che con una sola votazione, per evitare, diciamo, i cosiddetti atteggiamenti ostruzionistici, anche alcuni emendamenti concreti dal punto di vista del contributo della discussione, vennero superati con questo metodo. E dal punto di vista metodologico non posso non rilevare da giurista come il Parlamento che ha avviato questo processo di revisione costituzionale sia stato eletto sulla base di una legge dichiarata incostituzionale.
il cosiddetto Porcellum, ve lo ricordate, nel 2013 quando andammo a votare, conferì alla coalizione, intanto al partito di maggioranza che prese la coalizione, prese il 29%, regalò, diciamo, un premio che la Corte Costituzionale ritenne abnorme e irragionevole nella sua concessione, pari al 54%, e sotto questo profilo vedremo come anche l'Italicum, che è collegato inevitabilmente alla legge di revisione costituzionale, perché una legge elettorale sulla quale è stata posta erroneamente il voto di fiducia in Parlamento per ben 3 volte, ma nello stesso tempo l'Italicum dà per scontato per esempio il superamento del Senato, tant'è che la normativa elettorale riguarda solo ed esclusivamente l'elezione della Camera dei Deputati. Proprio per questa ragione è evidente che vi sia una connessione diretta con la legge di revisione costituzionale, che ha tra i suoi oggetti principali, poi vedremo quale sarà l'articolazione del quesito a cui verosimilmente il popolo italiano sarà investito a fine novembre, ai primi del mese di dicembre, riguardo il superamento della natura elettiva del Senato. Il quesito che verrà posto al popolo italiano in una data, ripeto, potrebbe essere il 27 novembre o il 5 dicembre, no? Ci dicono, voi sapete che esistono dei termini perentori previsti dalla legge entro i quali devono essere, dopo l'ammissione della Corte di Cassazione, del quesito referendario. Anche qui bisognerebbe cercare di fare chiarezza su chi ha proposto questo referendum costituzionale. Sono stati un quinto dei parlamentari, delle minoranze parlamentari, che è previsto, così come è previsto dall'articolo 138, possono chiedere il referendum costituzionale, ed è chiesto in questo caso la natura del referendum, la natura di opposizione oppositiva al contenuto della legge di revisione costituzionale, e al presente si è aggiunto in maniera, diciamo, un tentativo di avere un pronunciamento plebiscitario, il referendum richiesto dalle 500.000 firme, in quel caso raccolte dai comitati per il sì, no? Con il sostegno della Coldiretti, di Confindustria e di tante altre associazioni di corpi intermedi che sostengono questo progetto di revisione costituzionale. Il quesito che esamineremo, saranno, diciamo, gli italiani a doversi pronunciare, dice sostanzialmente: approvate voi il testo della legge di revisione costituzionale che ha come oggetto il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione dei costi parlamentari, l'abolizione del CNEL e la modifica del titolo quinto della Costituzione. Ora è evidente che se noi andiamo a leggere i lavori dell'Assemblea Costituente sul superamento del bicameralismo perfetto, noi vedremo che anche all'interno dei grandi partiti di massa, la Democrazia Cristiana, ma anche il Partito Comunista Italiano, vi fu una grossa discussione sulla necessità di avere magari anche un sistema monocamerale, soprattutto all'interno del Partito Comunista, ma nel Partito Comunista questa discussione avveniva con un'idea ben precisa di legge elettorale, che era una legge proporzionale, in ogni caso, che si modellava sulla legge elettorale che era stata scelta per eleggere l'Assemblea Costituente, e avendo a cuore soprattutto la centralità del Parlamento, che era quello, diciamo, l'elemento che contraddistingueva le democrazie moderne, democrazie che uscirono dalla lotta di resistenza dopo gli anni della dittatura fascista nel nostro paese. E nello stesso tempo si pensava che comunque un sistema bicamerale potesse garantire un maggior approfondimento nella proposizione delle leggi, perché la democrazia evidentemente ha bisogno anche di riflessioni, di approfondimenti, e anche per trovare alti livelli di mediazione, così come del resto dal punto di vista della storia politica del nostro paese è avvenuta anche con contributi dall'opposizione a leggi fondamentali della nostra storia della Repubblica. Pensiamo alla legge sulle Docane, pensiamo alla legge sul Servizio Sanitario Nazionale, pensiamo allo stesso Statuto dei Lavoratori, sul quale per alcuni aspetti il Partito Comunista anche si astenne, ma nello stesso senso proprio dava il valore di come anche la stabilità politica potesse essere trovata non tanto con meccanismi di ingegneria istituzionale, ma quanto con il consenso politico che le classi dirigenti di quel tempo riuscivano a realizzare all'interno della società e anche all'interno dei loro stessi partiti. Il valore quindi è la classe, una buona classe politica, ma che non è la classe politica dei trasformisti di questo Parlamento, che dall'inizio del suo insediamento ha visto sostanzialmente il trasferimento da una casacca all'altra
di circa 200 parlamentari, no? In cerca di collocazioni filogovernative. Ora, il contenuto è abbastanza chiaro. Quando il procedimento, il Senato non verrà più eletto direttamente dai cittadini, in questo caso viene evidentemente ridotta la sovranità popolare e continuerà però ad avere 14 o 15 materie di competenza bicamerale, dice l'articolo 70, su materie importanti quali l'approvazione delle leggi di revisione costituzionale, le leggi elettorali, le leggi di attuazione dei principi dell'Unione Europea, le leggi che riguardano il funzionamento dei comuni e degli enti locali e altre ancora materie che sono individuate in maniera tassativa e importante dall'articolo 70. Peraltro scritto in maniera farraginosa, usando 493, più di 400 parole dal punto di vista della sua espressione, e che già da oggi diciamo, viene ritenuto di difficile interpretazione, che potrebbe, proprio per il suo tipo nel procedimento di formazione delle leggi, sto parlando, introdurre degli elementi di conflitti di attribuzione fra Camera e Senato, proprio per la complessità e la incoerenza di questo procedimento, così come previsto dalla revisione costituzionale. Noi avremo materie e leggi ordinarie solo di competenza della Camera, materie solo di competenza bicamerale, quelle 14 materie che comunque dovrebbero passare dalla Camera e dal Senato, che dovranno essere votate, e nello stesso tempo ancora la possibilità di richieste di esame del Senato nei confronti della Camera su materie di competenza esclusiva della Camera, sulla quale poi la Camera alla fine deciderà in ogni caso, anche senza tenere in considerazione in maniera dissenziente rispetto alla decisione del Senato. Quindi una complicazione del procedimento di formazione delle leggi. Alcuni costituzionalisti dicono fra gli 8 e 10 procedimenti che potrebbero ulteriormente far aumentare i conflitti di attribuzione davanti al giudice delle leggi, cioè davanti alla Corte Costituzionale. E ancora, sul punto relativo alla composizione del Senato, ci sono da fare alcune riflessioni. Innanzitutto il Senato viene eletto dai consigli regionali, non viene eletto sulla base, diciamo, viene inteso come Senato delle istituzioni territoriali. In realtà questo Senato non fa altro che rappresentare gli orientamenti politici di quei consigli regionali, perché è evidente che i consiglieri regionali vengono eletti sulla base della popolazione, non tanto su una base di un criterio proporzionale, quindi sulla base del numero della popolazione, e vede la composizione altresì di 95 senatori, di cui 74 consiglieri regionali, 21 sindaci scelti da ciascuna delle 21 regioni a statuto ordinario, che evidentemente sempre scelti dai consigli regionali, nominati dai consigli regionali, peraltro in assenza di una legge che dovrà essere varata successivamente all'approvazione del referendum, riguardante le modalità di elezione di questi senatori. Potrebbe essere una forma di listino accanto, ma non ci sarà più l'elezione diretta da parte del cittadino, facendo venire meno quello che è un principio fondamentale della rappresentanza democratica e della sovranità popolare. Quindi noi andremo a votare un referendum dove noi avremo un Senato composto da consiglieri regionali, da sindaci, anziché magari occuparsi dei principali problemi delle loro città, ovviamente, no? Che saranno composti dai sindaci magari di città come Milano o Roma, che richiedono necessariamente un impegno fattivo di chi esercita quell'importante funzione, che comunque dovranno andare a Roma per votare leggi bicamerali, quelle 14 materie che facevo prima riferimento, previste dall'articolo 70, tra cui le leggi di revisione costituzionale, le leggi elettorali, le leggi sull'ordinamento e funzione dei comuni, le leggi di attuazione delle politiche dell'Unione Europea, pensate, no? Si interrono consiglieri regionali che comunque, essendo senatori, beneficeranno anche della guarentigia della immunità parlamentare, perché essendo senatore non viene eliminata l'immunità parlamentare, di un corpo politico, quello dei consiglieri regionali, che è tra i corpi politici della nazione quello più indagato per reati commessi contro la pubblica amministrazione, quali reati di corruzione e di concussione. Un doppio lavoro dove formalmente c'è una riduzione comunque dell'indennità dei consiglieri regionali sulla base, diciamo, della legge sui sindaci,
ma che godono dell'immunità parlamentare e che comunque per andare a Roma, anche dal punto di vista dei costi, dovranno sostenere le spese di trasferta. Sarà un Senato che per funzionare necessariamente avrà bisogno di un ruolo di funzionari che sanno supportare i consiglieri regionali nella predisposizione di disegni di legge di competenza bicamerale che comunque rimangono ai senatori e che continuano quindi a esercitare delle funzioni importanti, ma non sono eletti dai cittadini. Ora, evidentemente, anche sotto il profilo dei costi, la parte del quesito che riguarda la riduzione dei costi, dal risparmio, dalla diminuzione del numero dei senatori che vengono ridotti da 315 a 100 e senza lasciare però immutato il numero della Camera dei Deputati che continua a rimanere 630, allora quando Renzi, nella polemica, nel dibattito che ha avuto proprio pochi giorni fa con il Presidente Nazionale dell'ANPI, no, che diceva no, la nostra proposta di revisione costituzionale è la proposta che elimina le poltrone, e giustamente Morale replicava, va bene, ma le poltrone, ma perché non avete cominciato a ridurre il numero dei deputati? Di fronte a questa obiezione, quindi da 630 a 400, se noi riducessimo da 630 a 400 il numero dei deputati e da 315 a 200 il numero dei senatori, ma magari mantenendo i poteri di controllo da parte del Senato sull'azione della Camera, noi sicuramente otterremo un risparmio di spesa superiore alla proposta ai 50 milioni che vengono, diciamo, come risparmio di spesa sulle indennità relative al Senato. E vorrei anche ricordare che il costo di un aereo F-135 che il nostro governo si è impegnato in una convenzione, in contratti per finanziare, diciamo, le nostre operazioni di polizia internazionale negli scacchieri comunque del mondo dove esiste un conflitto bellico, dicendo un F-135 costa pressappoco come il risparmio di spesa del Senato. Poi evidentemente nel conteggio dei costi il governo ha smentito, peraltro anche dall'ufficio di contabilità della stessa Corte dei Conti, il risparmio di spesa per esempio fondato sull'abolizione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, ai 20 milioni il CNEL, no? Che voi sapete che il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro è l'organismo in cerca di collocazioni filogovernative. Ora, il contenuto è abbastanza chiaro. Quando il procedimento, il Senato non verrà più eletto direttamente dai cittadini, in questo caso viene evidentemente ridotta la sovranità popolare e continuerà però ad avere 14 o 15 materie di competenza bicamerale, dice l'articolo 70, su materie importanti quali l'approvazione delle leggi di revisione costituzionale, le leggi elettorali, le leggi di attuazione dei principi dell'Unione Europea, le leggi che riguardano il funzionamento dei comuni e degli enti locali e altre ancora materie che sono individuate in maniera tassativa e importante dall'articolo 70. Peraltro scritto in maniera farraginosa, usando più di 400 parole dal punto di vista della sua espressione, e che già da oggi viene ritenuto di difficile interpretazione, che potrebbe, proprio per il suo tipo nel procedimento di formazione delle leggi sto parlando, introdurre degli elementi di conflitti di attribuzione fra Camera e Senato, proprio per la complessità e la incoerenza di questo procedimento, così come previsto dalla revisione costituzionale. Noi avremo materie e leggi ordinarie solo di competenza della Camera, materie solo di competenza bicamerale, quelle 14 materie che comunque dovrebbero passare dalla Camera e dal Senato, che dovranno essere votate, e nello stesso tempo ancora la possibilità di richieste di esame del Senato nei confronti della Camera su materie di competenza esclusiva della Camera, sulla quale poi la Camera alla fine deciderà in ogni caso, anche senza tenere in considerazione in maniera dissenziente rispetto alla decisione del Senato. Quindi una complicazione del procedimento di formazione delle leggi. Alcuni costituzionalisti dicono fra gli 8 e 10 procedimenti che potrebbero ulteriormente far aumentare i conflitti di attribuzione davanti al giudice delle leggi, cioè davanti alla Corte Costituzionale. E ancora, sul punto relativo alla composizione del Senato,
ci sono da fare alcune riflessioni. Innanzitutto il Senato viene eletto dai consigli regionali, non viene eletto sulla base, diciamo, si viene inteso come Senato delle istituzioni territoriali. In realtà questo Senato non fa altro che rappresentare gli orientamenti politici di quei consigli regionali, perché è evidente che i consiglieri regionali vengono eletti sulla base della popolazione, non tanto su una base di un territorio proporzionale, quindi sulla base del numero della popolazione, e vede la composizione altresì di 95 senatori, di cui 74 consiglieri regionali, 21 sindaci scelti da ciascuna delle 21 regioni a statuto ordinario, che evidentemente sempre scelti dai consigli regionali, nominati dai consigli regionali, peraltro in assenza di una legge che dovrà essere varata successivamente all'approvazione del referendum, riguardante le modalità di elezione di questi senatori. Potrebbe essere una forma di listino accanto, ma non ci sarà più l'elezione diretta da parte del cittadino, facendo venire meno quello che è un principio fondamentale della rappresentanza democratica e della sovranità popolare. Quindi noi andremo a votare un referendum dove noi avremo un Senato composto da consiglieri regionali, da sindaci, anziché magari occuparsi dei principali problemi delle loro città, ovviamente, no? Che saranno composti dai sindaci magari di città come Milano o Roma, che richiedono necessariamente un impegno fattivo di chi esercita quell'importante funzione, che comunque dovranno andare a Roma per votare leggi bicamerali, quelle 14 materie che facevo prima riferimento, previste dall'articolo 70, tra cui le leggi di revisione costituzionale, le leggi elettorali, le leggi sull'ordinamento e funzione dei comuni, le leggi di attuazione delle politiche dell'Unione Europea, pensate, no? Si tratta di consiglieri regionali che comunque, essendo senatori, beneficeranno anche della guarentigia della immunità parlamentare, perché essendo senatore non viene eliminata l'immunità parlamentare, di un corpo politico, quello dei consiglieri regionali, che è tra i corpi politici della nazione quello più indagato per reati commessi contro la pubblica amministrazione, quali reati di corruzione e di concussione. Un doppio lavoro dove formalmente c'è una riduzione comunque dell'indennità dei consiglieri regionali sulla base, diciamo, della legge sui sindaci, ma che godono dell'immunità parlamentare e che comunque per andare a Roma, anche dal punto di vista dei costi, dovranno sostenere le spese di trasferta. Sarà un Senato che per funzionare necessariamente avrà bisogno di un ruolo di funzionari che sanno supportare i consiglieri regionali nella predisposizione dei disegni di legge di competenza bicamerale, che comunque rimangono ai senatori e che continuano quindi a esercitare delle funzioni importanti, ma non sono eletti dai cittadini. Ora, evidentemente, anche sotto il profilo dei costi, la parte del quesito che riguarda la riduzione dei costi, dal risparmio, dalla diminuzione del numero dei senatori che vengono ridotti da 315 a 100, e senza lasciare però immutato il numero della Camera dei Deputati, che continua a rimanere 630, allora quando Renzi, nella polemica, nel dibattito che ha avuto proprio pochi giorni fa con il Presidente Nazionale dell'ANPI, no, che diceva che la nostra proposta di revisione costituzionale è la proposta che elimina le poltrone, e giustamente Morale replicava, va bene, ma le poltrone, ma perché non avete cominciato a ridurre il numero dei deputati? Di fronte a questa obiezione, quindi da 630 a 400, se noi riducessimo da 630 a 400 il numero dei deputati e da 315 a 200 il numero dei senatori, ma magari mantenendo i poteri di controllo da parte del Senato sull'azione della Camera, noi sicuramente otterremo un risparmio di spesa superiore alla proposta ai 50 milioni che vengono, diciamo, come risparmio di spesa sulle indennità relative al Senato. E vorrei anche ricordare che il costo di un aereo F-135 che il nostro governo si è impegnato in una convenzione, in contratti per finanziare, diciamo, le nostre operazioni di polizia internazionale negli scacchieri comunque del mondo dove esiste un conflitto bellico, un F-135 costa pressappoco come il risparmio di spesa del Senato. Poi evidentemente nel conteggio dei costi il governo ha smentito, peraltro anche dall'ufficio di contabilità della stessa Corte dei Conti, il risparmio di spesa, per esempio,
votato sull'abolizione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, ai 20 milioni il CNEL, no? Che voi sapete che il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro era quell'organismo che i nostri costituenti avevano pensato per sostenere le politiche economiche di investimento, all'interno del quale avrebbero dovuto partecipare a rappresentanze delle aziende, delle imprese, ma anche delle organizzazioni sindacali, un organismo che comunque sostanzialmente potrebbe essere, proprio perché mai utilizzato, potrebbe anche essere abolito, quindi sotto questo profilo potremmo anche essere d'accordo su questo singolo punto, tenendo presente che però la coalizione delle CNEL si sarebbe potuto benissimo realizzare con una singola legge di revisione costituzionale, senza mettere insieme parte disomogenea della nostra carta costituzionale, dal superamento del bicameralismo perfetto, mettendo insieme un po' somma capo e capo, abolizione del CNEL, la riforma del titolo quinto della Costituzione, sulla quale poi successivamente anche nel merito vorrò intervenire, e altre cose come appunto il superamento della natura elettiva del Senato, il procedimento di formazione delle leggi e conseguentemente, se lo andiamo a leggere anche insieme alla sinergia che c'è con la legge elettorale, proprio per le ragioni che prima cercavo di indicare, anche la possibilità ad un unico partito di avere il partito di maggioranza relativa che vincerebbe le elezioni sulla base dell'elettorato, proprio per la sproporzione numerica che c'è fra deputati della Camera, 630, senatori, in presenza anche del fatto che, seppur teniamo in considerazione l'ipotesi che il Senato possa avere almeno al 50% una rappresentanza diversa, proprio perché espressione più che delle regioni, delle contiguità politiche dei consigli regionali e non in modo invece più conforme dei territori, una affinità politica che comunque potrebbe garantirebbe sempre a partito di maggioranza relativa, con i trasferimenti delle, diciamo, consuetudinarie della politica italiana, di coloro che vanno, diciamo, dall'opposizione verso il governo nel corso del mandato, per ragione di tutela, per consuetudini ormai costituzionali consolidate nella prassi, un partito di maggioranza relativa che ha il controllo di fatto della Presidenza della Repubblica, che sarà affine al partito di maggioranza relativa, il quale nel progetto di revisione costituzionale nomina 5 altri senatori, quindi che ha quindi il 5% del Senato. E Senato che insieme alla Camera si riunisce in seduta comune per eleggere non solo il Presidente della Repubblica, ma anche i membri di spettanza del Consiglio Superiore della Magistratura, che è composto per un terzo di spettanza parlamentare, che quindi potrebbe essere espressione anch'esso del partito di maggioranza relativa. Quindi cercando di mettere anche l'organismo che decide della carriera dei magistrati e le sanzioni disciplinari dell'organismo di autogoverno, cioè il Consiglio Superiore della Magistratura, in mano anche del partito di maggioranza relativa. Lo stesso dicasi per la composizione di un terzo di spettanza parlamentare dei giudici della Corte Costituzionale, che anch'essi evidentemente risentirebbero, diciamo, di questo rapporto numerico fra partito di maggioranza relativa, tra numero di deputati, 340 più i senatori, e soprattutto tenendo in considerazione coloro che provengono dalle regioni a statuto speciale, dalle province di Trento e Bolzano, che comunque hanno una sovrarappresentanza come numero di consiglieri regionali e che per storia e definizione hanno sempre una contiguità con i partiti di maggioranza relativa, perché sia la Val d'Aosta che il Trentino Alto Adige, per salvaguardare le loro prerogative fiscali, da sempre si sono, diciamo, conformate alle decisioni dei partiti di maggioranza che nel corso di questi più di 60 anni di Repubblica si sono succeduti. Quindi se noi facciamo un calcolo aritmetico molto preciso di tutte queste cose, noi abbiamo di fatto una legge elettorale di questo tipo che consente anche un partito del 20% senza soglia di accesso per andare ballottato. Voi sapete che la legge elettorale prevede un'attribuzione del 55% a chi ha superato il 40% al primo turno. Se non si è un partito di maggioranza relativa non supera il 40%, noi abbiamo una forza politica che magari col 20% per un metodo di incastro, di sostegno, di forte opposizione di un sistema trilaterale, diciamo sostanzialmente non più bipolare, che dove di fatto anche un partito col 20% potrebbe avere il 55% di seggi, altro che voto libero ed eguale, penalizzando magari i partiti di maggioranza, il partito sconfitto al ballottaggio, ma anche e soprattutto gli altri partiti di minoranza che in base al principio del pluralismo politico hanno diritto di avere una equa rappresentanza all'interno
della nostra Camera. E ancora, sotto il profilo della democrazia diretta si agita dal punto di vista governativo, diciamo, la questione dei referendum e delle leggi di iniziativa popolare. Innanzitutto cominciamo a dire con molta chiarezza che le leggi di iniziativa popolare, che sono uno strumento di democrazia diretta, elevano nella previsione di revisione costituzionale il numero delle firme necessarie per presentare le leggi di petizione popolare, il quorum da 50.000 firme a 150.000 firme. Poi si dice, in realtà però ci dovrà essere fatta innanzitutto una legge, e loro dicono, ma poi saranno, voi sapete che nella storia della Repubblica italiana non vi è stata quasi nessuna legge di iniziativa popolare che è stata approvata dal Parlamento, perché negli ordini del giorno dei lavori le leggi di iniziativa popolare sostanzialmente vengono sempre poste negli ultimi posti delle, diciamo, della scaletta degli ordini del giorno della Camera, dei deputati e del Senato. Basterebbe una norma cogente che obbligasse il Parlamento, cosa che dovrà comunque essere fatta, a trattare agli ordini del giorno le leggi di iniziativa popolare immediatamente. E così, diversamente, viene aumentato il numero di firme da 500.000, anzi rimane sia a 500.000 nell'ipotesi 75. Dico ancora altre questioni dal punto di vista non è tecnico, ma perché le costituzioni poi alla fine non fanno altro che rappresentare le volontà politiche, no, dei singoli partiti. Perché parliamo di rafforzamento di smisura del potere dell'esecutivo? Anche qui, se andiamo a leggere gli articoli 70 e 72 della modifica così come proposta, noi vedremo con una certa chiarezza come il governo, anche nei confronti dell'unica Camera politica, abbia dei poteri sostanziali molto forti. Innanzitutto di scegliere di poter imporre l'ordine del giorno alla Camera sulle materie di attuazione delle politiche programmatiche e governative, fissando un termine a data fissa, a data certa, dice la norma di cui all'articolo 72, un termine perentorio di 70 giorni alla Camera entro il quale sostanzialmente approvare la proposta di legge avanzata dal governo, scaduto il quale il governo si sente libero addirittura di anche non tenere in considerazione l'eventuale silenzio da parte della Camera. Quindi un'agenda dei lavori imposta con un obbligo di discussione, di adozione di una deliberazione a data fissa, che evidentemente comprime su quelle che sono leggi ordinarie che potrebbero riguardare la politica economica, il mercato del lavoro, i diritti civili, le scelte in tema di politica internazionale, che dovrebbero invece, proprio perché questo è il costo della democrazia, consentire all'interno delle commissioni una discussione istruttoria approfondita per cercare soprattutto di arrivare a delle buone leggi. Anche qui il problema viene agitato dai sostenitori del sì, il tema della velocità dell'approvazione delle leggi. Anche qui basterebbe semplicemente riflettere sul fatto che il nostro paese è un paese che forse ha una produzione normativa e che le nostre leggi, nella misura ormai dell'80%, non sono altre che o decreti legge o leggi delega che il Parlamento dà al governo, e che le leggi cosiddette navetta, cioè le leggi che vanno prima alla Camera e poi al Senato, costituiscono il 3% della produzione legislativa. E anche questo vorrei dire che è evidente che sotto questo profilo già di fatto oggi imporre l'agenda dei lavori e chiedere un termine perentorio di 70 giorni alla Camera per pronunciarsi significa sostanzialmente adottare una forma indiretta di decreto legge. E ancora, sulla stabilità vorrei aggiungere anche un punto che secondo me è significativo. Nel passaggio relativo alla modifica dell'articolo 57, quello che riguarda l'elezione dei senatori dei consigli regionali, i consigli regionali rimangono in carica all'interno del Senato per la durata del loro mandato come consigliere regionale, per cui se il consigliere regionale della regione Tarvetani viene sciolta nel corso dell'esercizio del mandato, ovviamente ci sarà una misura transitoria che garantisce, ma non potrà completare quel lavoro che è stato fatto, diciamo, proprio perché viene a scadenza il suo mandato, e lo stesso dicasi per la continuità del lavoro svolto dai sindaci. Quindi anche sotto il profilo
della stabilità, della razionalità del sistema, questo tipo di soluzione, no, che quindi lascia alla possibilità di una rotazione dei consiglieri regionali, quindi dei senatori, non va sicuramente nella direzione della efficienza. Ecco, questi sono solo alcuni temi, ma sono i temi sostanziali, fondamentali nel merito di questa revisione costituzionale, e io aggiungerei questa considerazione, lo diceva prima Cenati molto bene, cerchiamo di far sì che queste, in realtà, di là di queste norme che possono sembrare astratte, che possono sembrare tecnicismi, in realtà c'è la vita vissuta delle persone, perché quando noi diciamo che la seconda, la modifica di 47 articoli della seconda parte, che erano stati pensati dai nostri costituenti proprio per garantire l'esigibilità e l'attuazione dei diritti sociali previsti dalla prima parte, perché un funzionamento di una separazione dei poteri con un controllo fra di pesi e contrappesi sull'azione dell'esecutivo, no? Noi pensiamo a che cosa potrebbe essere la nostra democrazia un domani se vincesse una forza di ispirazione neofascista, no? È avvenuto in altre parti d'Europa, potrebbe avvenire fra pochi mesi in Austria, no? Con l'elezione di un Presidente della Repubblica, e cosa potrebbe significare un potere dell'esecutivo che non abbia adeguati pesi e contrappesi. Per pesi e contrappesi non solo intendo il ruolo di controllo del Senato, ma della Corte Costituzionale, che può intervenire cassando le leggi che non sono uniformi o non sono conformi al dettato costituzionale, lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura, che ha una sua indipendenza dal punto di vista dal potere esecutivo. Ecco, pensate a tutto questo, quello che potrebbe essere, certo molti del sì dicono, ma voi in realtà avete... non c'è nessun attacco alla democrazia all'interno di questa revisione costituzionale, ma io credo che un legislatore, soprattutto costituente, se attento, deve pensare a quello che potrebbero essere gli sviluppi in questo paese tra 20-30 anni, quelle potrebbero essere le conseguenze della storia, delle soluzioni di fronte a crisi economiche che inevitabilmente mettono gli ultimi contro i penultimi della società. E la storia ci insegna che molto spesso le soluzioni politiche di fronte a queste situazioni non sono nella direzione del progresso, non sono nella direzione dell'autoritarismo, delle dittature, delle uscite a destra, dei nazionalismi. E allora io di fronte a questi scenari politici preferisco mantenere un sistema di controlli, di legalità e di pesi e di contrappesi che garantisce l'esercizio del potere esecutivo. È un principio fondamentale delle democrazie moderne e degli stati di diritto che, a mio parere, evidentemente potrebbe essere messo in discussione. E infine io dico che, e quindi la prima parte viene anche attaccata sotto il principio della riduzione della sovranità popolare. La riduzione della sovranità popolare è evidente che significa anche che con il superamento della natura elettiva non si mettono in del Senato, non si mettono in condizioni i cittadini di fare le loro scelte, avrebbero a questo punto potuto eliminare il Senato. E anche dal punto di vista dei costi, il Senato, dal punto di vista della burocrazia parlamentare, costa allo Stato italiano 650 milioni, ma nello stesso tempo con una legge proporzionale, magari un sistema monocamerale, oppure è evidente che quando si dice di vostro un atteggiamento conservatore, anche qui si sbaglia, non solo perché noi diciamo che il modo migliore per sconfiggere l'Italia